Maestro, maestro, un po' gentilmente, bravo. Complimenti. Maestro, la sua opera qui al confine tra Ventimiglia e la Francia, un luogo simbolo? È un simbolo del mondo oggi, del mondo che è diviso, che noi dobbiamo unire con un terzo paradiso. Lei ha detto dobbiamo trovare un punto comune, libertà e trovare un punto comune. Sì, i due elementi estremi che dobbiamo unire sono la libertà e la responsabilità. Insieme questi due elementi producono la nuova società. Questo terzo paradiso cosa rappresenta? Rappresenta l'infinito che sta prima della nascita, dopo la morte di tutte le persone, ma al centro c'è il finito, dunque la vita che noi dobbiamo amministrare individualmente e socialmente. Sindaco, sicuramente è un onore per lei avere qui il maestro Pistoletto e avere quest'opera al confine tra Ventimiglia e la Francia, un luogo simbolo per questa città. Sì, siamo molto fieri del fatto che il maestro Pistoletto abbia voluto condividere con noi questa sua opera. Ovviamente si è pensato immediatamente al confine, perché? Perché sappiamo quello che ha voluto dire, quello che rappresenta, e vedere quest'opera al confine sarà uno spunto, una riflessione e uno stimolo, insomma, a pensare quelli che sono oggi i confini e i rapporti tra della società, tra l'io e il tu, quello che ho imparato quest'oggi. Quindi voglio dire, deve essere un punto di forza e un'azione anche concreta di riflessione. Anche un mezzo con cui far riflettere le autorità francesi, con questo simbolo proprio al confine. Questo è evidente, e adesso la butto lì al maestro, sarebbe un sogno, un domani, avere questo simbolo non solo sul territorio italiano, ma che anche potesse, dall'altra parte. Esattamente, coinvolgere anche il territorio francese. Purtroppo oggi credo che non sia possibile, ma nel futuro sarebbe un bel messaggio di speranza per tutti. Cominciamo dall'Italia. Assessore, sicuramente molto contento di avere oggi qui Pistoletto, l'ha detto nel suo discorso, cosa rappresenta questo per la città di Ventimiglia? Ma rappresenta intanto una risposta, diciamo, con l'arte, non con la violenza o con le aggressioni, ma una risposta con l'arte a cosa vogliamo essere noi, quindi la ricerca dell'equilibrio, e soprattutto il fatto che sia, che poi metteremo quest'opera al confine, anche una risposta ai cugini francesi. Infatti è quello che abbiamo chiesto anche al sindaco e al maestro Pistoletto, sicuramente è un messaggio anche per le autorità francesi perché riflettano su quello che stanno facendo. È un messaggio molto forte, io direi anche all'Europa. La ricerca dell'equilibrio è la cosa che dobbiamo trovare tra le esigenze giuste dei cittadini e il dramma umano che sta vivendo le popolazioni dell'Africa. Cittadinanza onoraria a Pistoletto, sicuramente anche una conquista dell'amministrazione, comunque un ottimo risultato per la sua amministrazione. Sì, un grande risultato. Faccio anche i complimenti a tutto il Consiglio Comunale perché lo ha votato all'unanimità. Io dico una cosa a titolo personale, sono orgoglioso, emozionato di essere riuscito a portare qua Michelangelo, di aver fatto parte di un'amministrazione che ha portato qua Michelangelo Pistoletto, perché questa cosa passerà alla storia.